Sì, esatto, male per male non, più, non può. Ed è così, comincia il tour estivo. Eccoci qua. 2023. Vloggettino estivo. Abbiamo puntato la Liguria quest'anno, ma non solo per andare in moto. 701. Sono ancora in piedi? Mare. Domani moto, domani moto. È tipo un vloggettino tipo la battery, no? 2-3 giorni di vlog. Quickly vlog. Sì, se vi piace lasciate mi piace, iscrivetevi al canale. Campanella. Esatto. Sei più bravo di me. Va. È proprio vero che non c'è mai pace per gli eroi, perché durante il bagno ci hanno comunicato che domani Sanda non apre. Oddio, vabbè, mi vedi preoccupato. Cioè, sono ragazzi. Vabbè, adesso non sappiamo bene cosa fare. Boh. Vabbè, nel dubbio, non sapendo cosa fare, abbiamo trovato un'altra spiaggia. Speriamo facciamo un altro bagno. Pensiamo a cosa fare domani, dato che non abbiamo ufficialmente più una meta. Più che altro perché Sassello prima oggi e domani è chiusa, vabbè, Sanda è chiusa, Arenzano non apre, più in su ci sarebbe Paroldo che è una bomba, ma purtroppo non apre, ci sarebbe Mirabello Monferrato, ma è la settimana di agosto, non apre, e quindi probabilmente l'unica alternativa che ci rimane è Dorno, che è anche fortunatamente sulla strada del ritorno. Siamo ancora sicurissimi di cosa fare, però carino, un po' un imprevisto così all'avventura. Allora la situazione è più o meno questa, buio più totale, far led 701 che ci illumina, noi che ovviamente oggi pensiamo di aver fatto una furbata incredibile preparando il furgone per questa sera, invece zero. Tutto da rifare, non ci siamo fatti mancare neanche un giretto per Savona così tanto per, anche se effettivamente devo dire che post cena forse era meglio se fossimo venuti subito a caricare il furgone. Non doveste avere più nostre notizie e ricordarci come degli eroi. E niente, siamo già in direzione Dorno. Il programma è variato un po', un filino, anche perché tecnicamente Sanda avrebbe dovuto aprire domani pomeriggio, quindi domani mattina un'altra mezza giornata al mare, e invece purtroppo il programma è cambiato perché Sanda non apre più per cause di forza maggiore dei gestori. È un po' un peccato perché dai video sembrava bella, poi insomma l'esperienza della pista nuova è sempre esperienza della pista nuova. Vabbè, ci sacrificheremo, andremo a fare due whipata anche stavolta. Commerciale, io vado per vendere tu, per chiacchierare, puttane, comunque le dovremmo sterminare, puttane, puttane, grosso, Mattinata a Dorno, ricca di mal di schiena per me e di novità per Tommy. Va a farsi quattro girelli. Pronti per il nuovo mezzo, motobox. Cash. Provato. No, no, di quello che hai detto adesso, perché fai il fenomeno, perché sembra che KTM ti dia dei soldi. Mi sono trovato subito, non pensavo. Mi sono trovato subito il primo giro, via. Pronti via. È un vloghetto un po' insolito in realtà questo delle moto, perché questa mattina non ho filmato perché tanto filmavo oggi e non ci posso credere. Primo giretto della manche pomeridiana, ho detto ma sì, faccio la manchettina che ricomincia a girare un po', tralasciando il mal di schiena. In una pista completamente di sabbia sono riuscito a bucare. Vabbè, segno del destino. Anche perché a livello di schiena fa comunque un male cane. E vabbè, basta, è un segno del destino. Tommy Boy, Josh e Crash Boy. No.
altro. C'è da dire che abbiamo girato così tanto a Shell Ligure che il vlog delle vacanze in Liguria è diventato un weekly vlog. E oggi siamo a fare un po' di endurello estremo e domani un po' di motocross. A motocross. Come dicono gli amici del tassello, a motocross. 37 gradi all'ombra oggi, tasso umidità 900%, top. Per i ragazzi. E niente, un po' di hard enduro per i ragazzi oggi. Devo dire che dopo un mesetto di supercross, un mesetto e mezzo di supercross, un mese di fermo e da marzo che non toccavo la moto enduro. Oh. La sto proprio soffrendo tutta. Che vacanzina spettacolare. Il bello è che io, ecco, lo sapevo io, mi sono dimenticato la GoPro e quindi sto cercando di filmare in qualche modo. Tipo, se incastriamo il telefono qua, forse qualcosa riprende. Non c'è pace per gli youtuber. È finito il telefono. Ma vedi che brutto. Adesso ho capito perché hanno detto che c'è la spinta. Bravo vecchio, sta difficile. Allora, ricordatevi. Come cazzo hai fatto che nessuno guarda? Ricordatemi qua sotto nei commenti d'estate quando sono deciso tra andare al lago, andare in moto, lago, tutta la vita. O sicuramente perlomeno non enduro estremo. Che la dici Josh? Rimpianto di essere venuto solo soltanto. Sì, molto. Moltissimo. Abbiamo fatto una check and lane. Sono finito. I buttai sono là. Comunque raga, il terreno sembra bagnato ma è super scivoloso, è veramente friabile, anzi franabile, come direbbe qualcuno. Friabile. Perché frana, non fria. La facciamo matriciana, carbonara, pasta al ragù? Carbonara. Perfetto. Tutta ciao ragazzi. Dopo una rinfolata. Ma bisogna portare un po' di terra lì, si fa la sponda. Bella! Tommaso, la fai da me? Sta fermo. Dritto, guarda dritto. Dai, pronto, salmela.
Sì. Ma visto che ormai sono le 5, faccio una tisanina. Tacaia come le bestie. Eccomi qua. Guarda che miseria. Il mestiere. Vloghetto della domenica con gli amici, best friends, il ventilatore, un metro corto. Simone, il nuovo tatuaggio in la faccia. Caviglia. È arrivato corto, ci ha appoggiato non solo la faccia ma anche la caviglia. Spacca. No, la c'è lì in mezzo. Come si chiama quell'osso? Spralago. Spacca i maleoli. L'osso. Generico. L'osso. Vabbè, dai, avete capito tutti che osso stavo. Però dai, quello. Secondo me, coloro che è, apprezzerebbero. Posso? No, grazie. Sì, sarai protagonista nel titolo di questo video grazie alla tua caviglia, vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare? Fai l'outro del video, dai. Dipende da dove è iniziato il video. Non lo so, è iniziato da... cioè, tempo fa, va bene. Ragazzi, da Arco, da... Scialle Ligure, e Dorno. Dorno, sì, Santa Viola, è tutto. Ci vediamo, non so se settimana prossima, non si sa, in un nuovo video. Iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace. Bravo! E a settimana prossima. Bella lì. No, oh!